Enzo Ferrari trasferisce la sua casa automobilistica a Maranello nel corso del 1943. La prima sede di Modena viene abbandonata per diverse ragioni. È tempo di guerra e la legge sul decentramento delle imprese obbliga Enzo Ferrari a cercare una sede alternativa alla città. Ma questo provvedimento incontra il suo favore. Per inseguire il suo sogno di costruire auto da corsa, infatti, ha bisogno di più spazio e sa bene che lo stabilimento di Modena non può soddisfare questa condizione. Per Maranello, Enzo Ferrari non è uno sconosciuto. Qui possiede già una casa colonica e un appezzamento di terra. Nel 1942 viene sottoscritto il rogito e a dicembre arriva il sì del podestà di Maranello, Giuseppe Ferrari Amorotti. Enzo Ferrari può costruire il suo stabilimento, ma l'inizio è difficile. La guerra continua e la nuova struttura viene anche bombardata. Ma Enzo sa curarsi le ferite e ripartire più forte di prima. La sua posizione è ancora la medesima, quel terreno acquistato nel 1942. La casa Ferrari non ha mai trasferito altrove la sua storica sede, facendo così di Maranello e del Cavallino Rampante un'unica anima. Dall'ingresso su Via Betone sono uscite negli anni tutte le mitiche rosse prodotte all'interno dello stabilimento, prima fra tutte la Spider S125, la prima Ferrari col cavallino, prodotta nel 1947. Nel 1997 lo stabilimento Ferrari ha intrapreso una profonda opera di rinnovamento per rendere i suoi luoghi di lavoro più moderni e più accoglienti. Nasce così la Cittadella Ferrari, che porta firme di prestigiosi architetti quali Renzo Piano e Massimiliano Fuxas.